29esima giornata in archivio nel girone H di Serie D. Il traguardo è lontano e in palio ci sono ancora 27 punti. L'impressione però è che la spallata decisiva sia arrivata. L'acuto esterno dell'audace Cerignola al cospetto dell'Avello infatti suona come una sentenza per le dirette concorrenti. I gialloblu passano di misura grazie alla rete dell'ex Longo e salgono a quota 63 in classifica. Il distacco dalla seconda non cambia, con il Francavilla che resta aggrappato al Cerignola grazie alla vittoria per 2-1 sul Biceglie, ma gli obiettivi per la squadra di Ragno sono altri. L'Audace riesce a scrollarsi di dosso la compagnia del Bitonto, che a fasi alterne aveva anche guidato il campionato. Il pareggio subito dal Gravina in rimonta fa scivolare i neroverdi a meno 8 in classifica. Un continuo fare e disfare per Lattanzio e compagni, perché per 60 minuti il Bitonto domina la gara, scappa sul 2-0 grazie alle reti di Santoro e Pierulli, ma improvvisamente la luce si spegne. Il Gravina risale la china con Diop e Gilli, strappando un punto prezioso in chiave playoff. Terza sconfitta nelle ultime 5 gare intanto per il Fasano. Fisiologico il momento di flessione per gli uomini di Danucci, che cadono contro il San Giorgio. Decide il gol di Mancini nei primi minuti della gara. I bianco-blu si mantengono stabili al quarto posto con 48 punti, gli stessi della Nocerina, che nel frattempo ha superato 2-0 il Molfetta. Basta una doppietta di Esposito invece alla Mariglianese per indirizzare subito la gara contro il Nardò. Il triplice fischio finale però arriva con 45 minuti di anticipo. L'arbitro Fabio Franzò della sezione di Siracusa è costretto ad alzare bandiera bianca per un infortunio. La seconda frazione verrà recuperata nelle prossime settimane. Torna a vincere il Brindisi. Gli uomini di Di Costanzo mandano al tappeto il Casarano. Decide la rete di Lopez. La salvezza non è più una chimera.